il porto non può essere solo un parcheggio, il porto deve essere una porta d'accesso. A me sembra una gran bella idea, perché aiuta innanzitutto l'armatore ad abbassare leggermente le spese di gestione della barca, ma specialmente avvicina una larga platea di persone che altrimenti avrebbero guardato la barca solamente dalla banchina verso il mare. È un'iniziativa interessante, interessante in particolar modo perché già il legislatore ci ha portato a creare i Marina Resort. Svegliarsi collati in barca non mi era mai capitato ed è bellissimo. Un turista che viene in una città, ad esempio come quella di Genova, e riesce a vedere Genova da una nuova prospettiva, dal mare verso la città. Creare questa sinergia può essere un indotto anche in periodi destagionalizzati per un territorio che soffre. Cosa che mi ha meravigliato è che il mondo della marina ti può dare veramente tante possibilità di divertirti, di trascorrere con la famiglia delle serate, delle giornate spensierate felici. Faccio parte del gruppo di Marine D. Siamo 11 marine sparse per tutta Italia. Offriamo servizi di alta qualità. Grazie alla collaborazione con Let Your Boat cerchiamo da un lato di consentire agli armatori un ritorno economico, dall'altro di appassionare i clienti al mondo della nautica. Non avrei mai pensato di poter trascorrere le mie vacanze in questo modo. Questa è un'occasione unica e secondo me può anche servire per un rilancio del turismo in Italia e non solo in Italia.